Ciao ragazzi, bentornati a Yes I Can, una nuova puntata dedicata a una nuova storia. Simona. Simona ci racconta non solo il suo percorso con il movimento, con Super Jump, da piccolina ad oggi, ma ci racconta anche la sua nuova percorso con gli integrazioni. Andiamo a scoprire insieme come lei si è cambiata. Sono Simona, ho 35 anni, due bambini, uno di 10 e uno di 4 e faccio Super Jump Trainer e al momento non ho una palestra, però spero di trovarla presto. E il Super Jump sono 2 anni che è diventata la mia vita e mi ha cambiato la vita, soprattutto. Allora, Simona ha una vita da super jumper, io ne sono felicissimo perché il super jump l'ha cambiata radicalmente. È più frizzante adesso è più consapevole di quello che può fare, è più sicura di sé, è più determinata. Ecco, determinata è la parola più giusta, perché non l'ho mai vista così presa da qualcosa. Io non sono mai stata una persona magra. Anche da bambina ero abbastanza cicciottella, però con l'adolescenza avevo cambiato un po' il fisico e mantenevo intorno ai miei 65 kg. Nel 2009 però sono rimasta incinta e ho preso 30 kg. Dopo aver partorito, dopo l'allattamento, li ho persi, ma nel 2014 e nel 2015 ho conosciuto il Super Jump. Però dopo un mese sono rimasta di nuovo incinta e ho preso altrettanti chili e purtroppo in contemporanea si è ammalato anche mio papà, lo stress, il nervoso, mangiava in continuazione. Lui purtroppo nel 2017 è deceduto e io ero arrivata alla soglia degli 80 chili nel 2018. Beh, sono ingiustizie che ti segnano particolarmente, quindi la sofferenza è tanta e duratura. È stata la malattia, il sapere di perdere mio padre che mi ha proprio destabilizzata, quindi trovavo nel cibo conforto purtroppo, specialmente nei dolci. E mangiavo in continuazione. Mio padre poi a dicembre del 2016 si è allettato, quello è stato devastante per me perché non lo riconoscevo più, non era più l'uomo forte di prima, è stato veramente duro vederlo così e gli siamo stati parecchio dietro perché poi lui non ha voluto andare in ospedale, quindi è rimasto a casa e fino a marzo del 2017 gli siamo stati vicino, fino a che ci ha aiutato anche un'associazione, però lui voleva soprattutto noi vicino e quindi è stato molto, e il non poter fare niente è stata la cosa più devastante che mi induceva a trovare nel cibo appunto conforto. Quello è stato veramente devastante. Ma Simona è una persona spumeggiante, è una persona vera, una persona sincera. L'ho sposata per questo. Ero consapevole che stavo prendendo chili perché mangiavo in continuazione. Non c'era veramente un momento di stop, solo quando dormivo. Era un continuo cercare il dolcetto, la bibita gassata, cercavo le caramelle, tutte le cose che non dovevo mangiare assolutamente perché già avevo i chili dell'allattamento, quindi già ero sopra di chili per l'allattamento. Il perno che mi ha indotto a perdere peso è stato lo stare male fisicamente sia con l'asma che con la schiena e il ginocchio. Stavo veramente male fisicamente e poi non mi piacevo più, infatti ho pochissime foto di quel periodo perché non mi piaceva proprio farmi fotografare, farmi le foto, non mi piacevo più. Henry Ford ha detto: credi che sia possibile o che sia impossibile, ed in entrambi i casi hai ragione. Quando noi parliamo di Yes I Can, molte volte le persone pensano che al di fuori di sé c'è qualcuno, qualcosa, una bacchetta magica che può fare il lavoro per sé. No, noi dobbiamo decidere, noi dobbiamo agire, noi dobbiamo muoverci, noi dobbiamo nutrirci, noi dobbiamo prendere l'integratore, noi dobbiamo andare a letto all'ora giusta per dormire tutta la notte. Io sempre ci tengo di precisare che dovete essere il guru di te stesso. Io non... Stavo male con la schiena, avevo tanti problemi con l'asma, stavo veramente molto male. Ho deciso di andare da una nutrizionista. Mi aveva fatto la scheda dove pesavo 79,9 il 28 di febbraio del 2018.
Però sì, dimagrivo, ma mancava sempre qualcosa. Allora mi sono riavvicinata al super jump e costantemente ho seguito le lezioni almeno due volte a settimana e a settembre del 2018 pesavo 63 kg. Purtroppo però ho avuto un'infiammazione al ginocchio, quindi da settembre a dicembre sono stata ferma e qualcosina purtroppo ho ripreso. A dicembre la mia insegnante di super jump mi consiglia che se l'infiammazione è passata di riprovare a fare lezione di super jump. Così ho fatto ed è stata una fortuna perché il ginocchio non mi faceva male e mi sono sentita subito meglio e ho perso quello che avevo recuperato. Da lì non l'ho più mollato. Beh, Simona da quando fa super jump ha avuto un cambiamento fisico quasi radicale, sembra aver acceso il tasto on al corpo. Hai visto che bella puntata, ma non è finita. Andiamo a aspettare prossima settimana la prossima parte di questa storia emozionante. Vi aspetto sempre qui su Yes I Can.